Allora, sono sotto al diluvio e io sto andando in palestra. Ricomincio oggi dopo circa 7 mesi di assenza. Prima della gravidanza andavo in palestra tutti i giorni, poi ho avuto un pochino di problemi all'inizio della gravidanza, quindi sono stata allettata per più di 3 mesi, completamente allettata. Poi ho subito un cesareo d'urgenza e quindi ho avuto un altro po' di mesi di stop. Poi sono riuscita a tornare in palestra a novembre 2021, ho fatto palestra per qualche mese fino a maggio 2022 e poi abbiamo avuto un periodino molto carico con Caterina, che ha totalmente smesso di dormire e quindi da giugno ad oggi ovviamente non ho avuto tempo, insomma, in modo per dedicarmi alla palestra, ma oggi ricomincio, yeah! Sono molto contenta da una parte perché mi piace andare in palestra, anche perché poi, mi fermo un attimo, anche perché poi, bello questo sfondo, ho cambiato, ho optato per un bel muro di città. Dicevo che mi piace andare in palestra, sono contenta anche perché i miei muscoli mantengono una, quella che si dice, memoria muscolare, quindi alla fine mi rimetto in forma abbastanza rapidamente, però ovviamente dall'altra parte non mi va di andare a sudare, di andare a faticare, ma comunque insomma nel complesso sono felice. Oggi giornata bella piena, quindi insomma vi porterò con me in tanti appuntamenti, varie cosette da fare, però adesso direi che vado perché piove a dirotto ed è già tipo mezzogiorno. Allenamento finito e ho troppa paura che entri qualcuno e mi trovi a parlare con un cellulare. Comunque, allenamento finito, è andato bene, per essere la prima volta
Non sono neanche così fuori forma. Ok, è arrivata una ragazza che adesso è andata in bagno e io mi vergogno a farmi trovare qua col cellulare. Quindi l'allenamento è andato bene. Adesso vado a casa, mangio e poi non so bene che cosa riprenderò perché in realtà ho una riunione un po' particolare, ma vorrei fare un vlog dedicato soltanto per quell'esperienza lì. Quindi la riunione di oggi e varie altre che ce ne saranno. Quindi non so se comunque farò qualche ripresa oppure appunto dedicherò... Spogliatoio decisamente troppo affollato per i miei gusti. Comunque adesso vado a casa, mangio, poi lavorerò un pochino al computer e poi avrò questa riunione che però appunto come vi dicevo non so se riprenderò perché vorrei fare una serie di vlog dedicati a questa esperienza. Magari faccio una ripresa breve oppure appunto non la faccio, vedrò dopo. E poi questa sera andiamo a teatro! Giornatina bella impegnata e basta, ho fame. Caterina, ti piace la pasta? Mamma mia! Come sei smorfiosa! Ti piace la pasta col pesto? Ma la smetti di essere così smorfiosa quando vedi la telecamera? Oddio mio! Oddio! In cui operano, è una bellissima notizia, commentano. No, mi faccio un caffè. Pranzo finito, doccia fatta, mi sono anche preparato così almeno poi sono pronta ad uscire e adesso mi vorrei mettere un'oretta e mezza al computer a lavorare perché dovete sapere che sto scrivendo un romanzo. Ebbene sì, sto scrivendo un romanzo e a che punto sei, mi chiederete voi? Bella domanda. No, in realtà sono ad un buon punto perché mi sto dedicando alla parte finale di questo libro, però onestamente mi manca la giusta concentrazione e la giusta quantità di tempo per finalizzare questo santo cielo benedetto di romanzo. Io non sono nuova alla scrittura, ho scritto già parecchie cose, io di formazione sono attrice perché sono diplomata all'Accademia d'Arte Drammatica Europea, però poi a livello professionale ho sempre solo fatto regia teatrale e appunto scrittura di testi teatrali. Ho lavorato tanto come consulente artistica, ho anche insegnato. Per un periodo della mia vita ho messo da parte la regia e mi sono dedicata solo ed esclusivamente alla scrittura su commissione. Ho la mia compagnia, per qualche anno ho gestito anche uno spazio teatrale. Insomma, la scrittura è qualcosa che conosco molto bene. Però probabilmente quando ho deciso di scrivere un romanzo ho, diciamo, sottovalutato un po' le differenze sostanziali, a posteriori dico molto sostanziali, che ci sono appunto tra un testo teatrale e la scrittura di un romanzo. Spero prima o poi di finirlo, anche perché sono alla fine, oh mio Dio, tipo 4 anni che non vado in scena. Ovviamente questo è un romanzo, quindi non andrà in scena per adesso. Cioè, nel senso, il discorso è che se io riuscissi a finire questo benedetto romanzo, poi in realtà avrei tanti progetti legati adesso, sentite come parlo forbito. Vabbè, stupidaggine a parte, ho in mente tante cose legate appunto a questo romanzo, però finché non lo finisco sto qua io nella mia cucina con il mio bel povero computer a tentare appunto di venirne a capo. Come dicevo, sono già 4 anni che appunto diciamo non esce nulla di mio, non vado in scena, non pubblico insomma nulla, perché devo dire che il Covid ha totalmente scombinato i miei piani. Io nel 2019 ho iniziato a fare un altro lavoro completamente diverso che non c'entrava nulla, un po' così per provare l'ebbrezza di avere un contratto a tempo determinato, un po' comunque perché io sono fatta così, mi piace sempre fare cose nuove, mettermi alla prova, quindi ho iniziato questo lavoro, poi è iniziata la pandemia, poi a fine pandemia sono rimasta incinta, tutta la gravidanza, poi sono diventata mamma ed eccoci qui, alla fine del 2022 con ancora questo santo cielo, io spacco il computer, ve lo giuro, questo benedetto romanzo da scrivere. Mi piace tantissimo scrivere questo romanzo, mi piace tantissimo quello che ho scritto, credo profondamente in questo romanzo ma non riesco a finirlo, vi prego, se qualcuno è all'ascolto aiutatemi a finirlo, non lo finirò mai. Oltretutto a marzo prossimo mi aspetta un progetto molto molto grande e fondamentalmente gennaio e febbraio saranno dedicati appunto alla preparazione per affrontare al meglio quest'altro progetto. E quindi credo che la scrittura di questo romanzo andrà ulteriormente posticipata,
perché non credo che avrò proprio tempo per scrivere neanche una riga a gennaio e febbraio. Sono sicura che quando lo finirò di scrivere non sarò pienamente soddisfatta del mio lavoro, un po' perché comunque chi scrive non è mai pienamente soddisfatto, ma io sono già lo so che non sarò soddisfatta perché appunto mi è mancato un po' il tempo e la giusta concentrazione per lavorare, diciamo così, come avrei voluto, ma farò finta, perché questa è tutta un'opera di autoconvincimento, farò finta che non sarò soddisfatta perché sono una scrittrice e perché gli scrittori non sono mai pienamente soddisfatti di ciò che fanno. In realtà, appunto, come dicevo, già so che avrei voluto dedicargli molto più tempo, molte più, non lo so, io prima quando scrivevo, prima di diventare mamma e quando, diciamo, la scrittura era appunto la mia vita professionale, facevo una vita completamente diversa, cioè per me andare, non so, a vedere una mostra, andare al cinema, andare a teatro, fare delle lunghe passeggiate, cioè tutto faceva parte di un discorso di suggestioni, emozioni, ispirazioni. Diventando mamma, ovviamente il tempo è quello che è, e come appunto vedete, cioè adesso ho un'oretta tra delle cose che ho già fatto, delle cose che devo fare, quindi mi metto qui al computer, cerco di appunto concretizzare il più possibile, però insomma la mia vita professionale, diciamo così, è cambiata ed è cambiata parecchio. Però fondamentalmente adesso la cosa appunto che mi interessa più di tutte è finire il romanzo, è uscire finalmente con qualcosa di nuovo, perché ovviamente mi manca, insomma, non pubblicare nulla, mi manca non avere il rapporto anche con il pubblico. Quindi adesso mi metterò un pochino al lavoro, lavorerò per un'oretta e mezza. E ecco, vi volevo dire una cosa, perché i miei followers, diciamo, che vengono da Instagram, mi hanno scritto, avendo visto appunto i due vlog precedenti, mi hanno scritto però su Instagram. Allora vi volevo dire, se appunto avete il piacere di commentare, fatelo qui sotto su YouTube, perché così mi aiutate, insomma, anche un pochino con l'algoritmo. Poi ovviamente se mi volete scrivere anche su Instagram, fatelo, perché sapete che mi fa piacere e che soprattutto vi rispondo. Però insomma, come si suol dire, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e soprattutto commentate qui sotto. Non riesco a coordinarmi. Oh ragazzi, va bene, bando alle ciance, adesso mi metto veramente al lavoro, perché poi mi lamento di non avere tempo. Se soltanto io non parlassi con un telefonino ma mi mettessi al lavoro, è tipo già passati, non so, 20 minuti. Quindi adesso mi metto al lavoro e faremo anche questa inquadratura da youtuber che lavora. Sì, il mio computer è rotto, lasciate stare, l'ho lasciato sopra ad una candela accesa. L'intelligenza, questa sconosciuta. Va bene, basta, adesso mi metto al lavoro e fra poco usciamo. Allora, approfitto adesso per girare una piccola clip, perché in questo preciso momento non sta piovendo, ma fino a un secondo fa diluviava come non avevo mai visto. Vabbè, forse un pochino esagerato, forse in altre parti del mondo piove molto peggio di così. Comunque sto andando a questo incontro e ho deciso che sì, girerò poi dei contenuti a parte, però sicuramente farò comunque sia qualche ripresa anche oggi. Mi sono slacciato il cappotto perché piove, ma fa un caldo mostruoso in questa città, veramente non si riesce ad avere l'inverno. Comunque dicevo che questa sera andremo a teatro a vedere un nostro amico, non credo che faremo in tempo a ripassare da casa e quindi andremo direttamente dal posto in cui sto andando. Sono molto curiosa, non vedo l'ora di pubblicare questo progetto appunto che inizia oggi, quindi spero di farvelo vedere il prima possibile. Camerino, io sì.